noi volano, sono i nostri eroi. Sogna Lusalente la città, Pelulece brucia l'anima. E Pelulece ale, urla e gioia quando segnerà, lacrime dal petto se si perderà. Giallo, rosso e fede l'anima, Pelulece brucia l'anima. E Pelulece ale. Buonasera a tutti, mentre sto annunciando che siamo in diretta con leggero anticipo, quindi parlerò del nulla per qualche secondo finché pubblico tutto quanto sui social. Buonasera, benvenuti alla puntata del mercoledì sera, è tornato Andrea Sperti, un ritorno commovente questo di Andrea Sperti, ciao a ragazzi, tutti. Dopo aver Beh, una fatto... volta sono mancato, dopo essere stato in Vietnam è tornato fra noi, sì, nella grazie guerra. Andrea Sperti per essere fra noi come Tornato sempre, vivo. la tua presenza è sempre commovente. Insomma. Ciao a tutti, ciao Daniele, Marco, Birza, che al Fantacalcio era mio pupillo, Giorgio, che ci siamo salutati a Milano, però io andavo di fretta perché Trenitalia aveva fatto tardi e quindi Giorgio dovevo ritirare dal credito, la partita iniziava fra mezz'ora sostanzialmente, un casino. Buonasera a te, Simo. Juric domenica penso per risultato di brutto, per dopo quel nefasto Genoa. Ragazzi, le partite di calcio sono un'altra cosa, però. Ciao, Francesco. Allora, c'è Lecce Torino domenica. Però visto che in teoria la puntata era alle 21, io partirei con un aperitivo della puntata, quindi direi di partire dalla maglia storica. Stai calmo, partiamo dalla maglia storica che verrà presentata domani al Lecce Store alle ore 18, un evento prettamente commerciale che è diverso da come si faceva di solito con la conferenza stampa. Io preferivo la conferenza stampa, però evento al Vabbè, Lecce vediamo Store. domani che fanno e poi decidiamo cosa preferiamo. In realtà, allora, domani fanno una bella presentazione e quindi, no? No, perché le maglie si presentano innanzitutto davanti alla stampa e successivamente, però vabbè, Sì, ma infatti non è arrivata nemmeno una mail tipo per potersi, no, avere uno spazio, niente. Lasciamo perdere. Già che non me la regalano, è grave. Poi che non c'è neppure una proprietà alla stampa, è gravissimo. Però fa niente, per l'Unione Sportiva Lecce questo e altro. Maglia 91-92, che sul campo non fece nulla quella maglia, a differenza delle altre maglie, quella della prima promozione, che avevano un valore. Questa maglia non fece, fu una stagione non positiva per il Lecce, però si è trovato, tra virgolette, l'escamotage, la prima maglia di trinchiera, ho letto oggi nella nota, quindi è una maglia che comunque ha un suo perché ed è una maglia bella, tutte le maglie sono belle, c'è una prima maglia che è giallo rossa ed è un giallo rosso puro che a me piace, c'è una seconda maglia che forse è quella che sarà effettivamente la maglia storica, che è un bianco con sfumature giallo rosse, è questa qui, bella, questa è molto bella. E poi c'è la terza che è rossa con sfumature giallo rosse, ma secondo me la terza non sarà, perché la maglia rossa è un concetto che fanno troppo spesso. Già l'anno di Corini ci fu quella cosa delle furie rosse, poi quest'anno abbiamo già la terza maglia rossa. Secondo me sarà questa qui la maglia storica, ne sono abbastanza convinto, perché poi la giallo rossa non credo, e quindi io direi che questa sarà la maglia storica. Chiaramente non sarà proprio così, perché ad esempio lo sponsor Adidas non ci può essere, lo sponsor tecnico, lo sponsor Itachi nemmeno ci può essere. Quelle sfumature giallorosse verranno rivisitate, immagino, ma a me tutto sommato piace. Andrea, prima di passarti la parola,
ho un sogno, fra l'altro, che però non si può realizzare, perché per me era clamoroso il font di quella maglia, ovvero questo. Quindi, qui Astrid in campo. Questa è una roba assurda, sto font. Purtroppo mi sa che non si può fare perché il font è Universale Lega Serie A. Però il numero 7 in campo si può fare, eh? Ah, scherzando, in campo si può fare, no? Dimmi la tua. No, io, vabbè, speriamo, io spero sia questa, sinceramente, perché tra le tre quelle mi piace di più. Poi la giallorossa, vabbè, è bella, però la giallorossa non è poi così distante da quella che abbiamo già di solito, no? Quindi il Torino penso che girerebbe poi in Granata, se noi abbiamo la maglia bianca. E niente, tra l'altro io stavo provando a ricordare cosa abbiamo fatto con le maglie storiche. Sicuramente con quella di l'anno di Torini vincemmo col Chievo 4-2, infatti poi la riproposero in più occasioni, bene fino a un certo punto, e poi ci tagliò le gambe la maglia dei tifosi. Sì, però, no, però credo che col Cittadella, se non sbaglio, perdemmo con la maglia di quella del, sì, diciamo, storica, quindi perché la riproposero, perché portava bene. Sì, però l'anno scorso, per esempio, con quale abbiamo battuto il Frosinone, se non sbaglio, con la maglia l'anno storica. L'anno scorso sicuramente ha debuttato 1-1 col Brescia, che Strefezza si è fece un bellissimo gol. È vero, quindi pareggio. Non portò bene, ma non portò manco male. Fu una maglia tranquilla lo scorso anno. Secondo me è bellissima. Giusto per ricordare, sì, quella è molto bella. Per me è bellissima questa maglietta. A me piace davvero tantissimo, quindi se la fanno così, a me, mannaggia, vabbè, aspetta, parla intanto mentre la riapprendo, eh. No, quindi stavo dicendo, quindi vediamo, stavo pensando appunto anche alla parte scaramantica della maglietta, però vabbè, poi anche perché è vicino, no, al 15 marzo, che è il 115 anni quest'anno facciamo, yeah. Quindi sì, la bianca porta rugna, nel senso che quest'anno in realtà effettivamente la bianca non sta portando bene, però la bianca di base. Allora, quell'anno io non sono informato, quell'anno 91-92 che abbiamo fatto? Che categoria facevamo? La Serie B? La Serie B facevamo? Secondo me sì. Penso che in quegli anni sì, poi siamo scesi, sì, forse Serie B tranquilla, diciamo, senza infame e senza lode. Mi sa di sì. Quindi, vabbè, vediamo, più c'è la maglietta, devono stare concentrati quelli che la indossano. Infatti Brad Pitt ci dice ottavo posto in Serie B. Ma ok, allora. Se vogliono portare avanti questo format delle maglie storiche, che è un format che a me piace, sì, è bello, non possono trovare ogni anno un motivo per fare la maglia, cioè, non per forza di fare le maglie tutte le promozioni e via dicendo. Questa secondo me è carina, se la rivisitano come si deve diventa molto bella, e anche se non c'è un motivo effettivo, infatti hanno provato questa cosa il primo anno il direttore sportivo Stefano Trinchiera, però insomma hanno messo una cosa giusto così per dire, vabbè, sì. Per me, a me piace, io la approvo, poi se me la regalano la approvo la grande, però già non così. Penso che, non penso che accadrà però a naso. Esatto, no, anche perché queste non mi hanno regalato nulla, quindi non dubito che la regalano anche quella, no. Il font è deciso dalla Lega, con i numeri della maglia di Umtiti successe un casino per un paio di millimetri di differenza nel 1993, davvero? Non lo sapevo, Sandro, questa cosa, non la sapevo. Speriamo, sì, che il font deciso dalla Lega, sì, tutta questa polemica, no, però. Allora. Sì, Marco, sì. Se loro... No, ma la maglia storica non è che la fai in... La maglia storica non è che la fai in virtù della partita col Torino, anche perché questa maglia l'hanno fatta quando ancora non sapevamo nemmeno che giocavamo col Torino. Quindi la maglia storica nostra sarà a prescindere da come si mette il Torino, il Torino si adatterà alla nostra maglia storica. Torino verrà in Granata se giochiamo con quella bianca, verrà con la prima, non è un problema, anzi. No, la dimetti d'accordo e ci sono zero problemi. Buonasera a tutti, auguri a tutte le donne giallorosse. Per caso sapete i risultati dell'incontro lunedì fra il sindaco Sticchi colui che si occupa dell'assegnazione dei fondi? Siamo in una fase embrionale, queste sono le parole di Sticchi. Per adesso c'è tanto, tanto, tanto da lavorare sullo stadio. Sono amico del tipografo che stampa, dopo gli ha toccato con ristampa tutto. Assurda questa cosa, Sandro, non la sapevo, assurda. Potevi dircela prima, avremmo fatto un articolo. Non era gialla cosa Rizzo Gol l'anno scorso? La maglia storica, ma cambia sempre, cambia sempre.
Sì, cambia sempre. Noi abbiamo Ma da detto che vorrebbe quando essere questa qui. abbiamo iniziato? Forse 2019, forse l'anno di Badalino, no? Cioè, scusami, l'anno di Liverani, che Liverani mi 2 ricordo, della Serie B, la perché mi Mantia ricordo segnò. della Mantia segnò il Foggia con la maglia storica, no? Se c'era Badalino al Foggia. Brad Pitt resta all'angolo perché prima o poi arriverà. Dirà che si chiama Serena. Ma non si usa più scendere in sala stampa e chiedere le maglie a gradi agli giocatori? No, noi manco abbiamo contatto con i giocatori a dire il vero. Cioè, il giorno prima della partita, così di sfuggita, però, sinceramente, non è che ti vai a chiedere la maglia al giocatore. Devi fare la scissione fra il tifoso e il giornalista. Il giornalista fa una cosa e non può fare il tifoso, secondo me. Poi questo è il parere mio. Però, sono le 9 e quindi. Ma Stefano Sozzo c'è fino a fatto. Siamo tutto sta mangiando, beato lui perché io non ho mangiato e mi dispiace Ma questa cosa, però. perché non mangi poi? Io questa cosa non riesco a No, capire. il vero è la prima volta perché non ho fatto in Ah. tempo. Oggi forse una delle primissime volte, però fa niente. Cioè, sono professionista, esperti anche a digiuno. Io ho mangiato. Allora, Lecce Torino. Partita secondo me brutta. Ma quale non è brutto in Serie A? Pure la prima No, serie ce l'ha brutta. lascia stare, partite non brutte ci sono. Allora, è una partita che, come ho detto con Francesco, a livello di complessità si allinea con la partita col Sassuolo. E io, visto che alla partita col Sassuolo ho detto se la giocheranno, la deciderà l'episodio e poi ci è andata male, secondo me sarà uguale, ce la giocheremo e la deciderà l'episodio e io la temo tantissimo perché, come ho detto anche con Francesco, al Via del Mare abbiamo vinto con la Lazio, abbiamo vinto con l'Atalanta, ma tutte queste partite con queste squadre, mezzi scontri diretti, mezza metà classifica, non vinciamo mai. Allora, diciamo che ci sono due statistiche preoccupanti, no? Le sono quella del fatto che noi non abbiamo mai tenuto la porta in vela del mare, e secondo me, e siamo l'unica squadra in Serie A. Questo è un dato particolare, perché comunque una squadra subisce, cioè noi credo siamo l'ottava difesa, non la difesa per adesso, però abbiamo sempre subito gol in casa, e anche Sampdoria e Cremonese sono riusciti a non subirlo. E comunque in generale sempre in un gollettino lo prendiamo, quindi poi farne due per vincere non è mai facile, soprattutto a un Torino, un Sassuolo. Ciao Ciao Stefano. a tutti. Pazzesco. Quindi non è male, cioè non è facile fare due gol poi ogni volta. Il Torino è una squadra tosta, secondo me non ha grandissime individualità. Io l'ho visto l'altro giorno anche con un po' di attenzione in più rispetto al solito, col Bologna. C'ha davanti Milanciuk, vabbè, Vlasic non so se torna, non penso che torni per la Vabbè, partita con Caramo, noi. Mira, Ciuk, Zanabria. Sì, però nel senso non è che dice, oddio mio, mi fa più paura Berardi, De Frello, Berardi, Pinamonti e Ah boh, Bairami a esperti, me, sinceramente. No, esperti, sinceramente. esperti. Di recente, mese di febbraio, Miranchuk candidato insieme a Baschirotto per il Potm, Ma non giocatore del ti mese di sto dicendo febbraio. che è scarso, non sto dicendo che è scarso, anzi. Caramo sta segnando pure per sbaglio, perché secondo me qualche gol lo sta facendo per sbaglio. Tipo E l'ultimo ha fatto sbaglio. Sanabria ha fatto un golazzo con la Juve. Attualmente sono Ma io non ti temibili sto tutti e tre. dicendo che sono brutte, anzi, cioè, no, però non dirò, oddio mio, che paura, mi fanno. È una squadra però tosta, è una squadra da Juric, quindi difficile, alla quale è difficile segnare. C'hanno dietro Schürrle, a me piace un sacco, È c'hanno vero. un bel centrocampo, quindi sarà una partita tosta, sarà una battaglia, però come hai detto tu, probabilmente si deciderà su un episodio, sperando che questa volta l'episodio col Sassuolo ci ha punito, magari stavolta ci premia. Io Bisogna fare punti comunque, bisogna la fare punti. scorsa del Toro l'ho vista con molta attenzione. Scelinetti che ha fatto una partita folle, Sì, partita vero, alla Hjulmand di Linetti. E poi loro c'hanno Iric che hanno pagato 17-18 milioni e se non è sottotono è un giocatore di altissimo livello. Poi, come dicevo, Caramo sta in periodo, forse il suo primo vero periodo che in Serie A segna sempre. Milanciuk a febbraio ha fatto bene, Sanabria si sacrifica tanto, poi c'è Guizzi stile Juve. Io li temo tanto. Stefano, non so che ne pensi. ciao a tutti, io li temo moltissimo,
Sicuramente più di Andrea. Beh, vabbè, Andrea c'è il dente avvelenato con il No, tecnico, no, ma quindi. io non dirò lui, io dirò, sto parlando della No, squadra. La vabbè. squadra, cioè, buona squadra, però alla portata, nel senso, se dobbiamo avere così timore del Torino, allora dobbiamo avere davvero timore di tutti in Serie A, Ma guarda, perché oggettivamente, non è cioè. questione, diciamo, di avere paura. Sicuramente è una squadra alla portata perché è di media classifica, quindi ce la possiamo giocare. Il problema è che è una squadra con delle caratteristiche che noi soffriamo da morire, Lo perché è so. una squadra forte fisicamente, una squadra aggressiva, una squadra che non ti dà Speriamo. spazio per ragionare. Noi ovviamente, diciamo, palla al piede, abbiamo qualche mancanza tecnica che verrebbe ulteriormente manifestata dal pressing del Torino. E poi no, devo dire invece che quest'anno rispetto agli altri anni il Toro ha delle individualità interessanti. Miranchuk è uno dei giocatori, lo ritengo in questa Serie A, diciamo, di medio livello, uno dei giocatori tecnicamente più validi. E poi, come diceva Filippo, c'è Caramo che quest'anno ha deciso di fare il giocatore, e Sanabria che è ritornato a essere quello, insomma, conosciuto anche a livello europeo. Hanno una difesa molto solida, interessante. Schurz, ma anche Buongiorno, ha secondo me delle buone caratteristiche fisiche. Io la temo, ma ragazzi, la temo tantissimo, tantissimo, tantissimo. Perché se contro il Sassuolo noi pensavamo che fosse stato diciamo, un momento, quello dell'andata, abbiamo poi capito che in realtà ci sono superiori, o comunque hanno una tipologia di gioco, delle caratteristiche che noi soffriamo enormemente. E così anche il Toro, per questioni, diciamo, differenti, perché il Toro lavora molto sulla corsa. Vabbè, le squadre Juric sono sempre state così. E noi soffriamo perché già di solito noi dobbiamo correre tanto. Con delle squadre come quelle come il Torino è difficile proprio creare situazioni di gioco possibili. Quindi l'episodio speriamo ci sia a nostro favore, ma non mi aspetto una partita dalle grandissime emozioni. Ecco, questo penso che sia palese, ma più che altro per le caratteristiche che abbiamo noi e per quelle che ha il Torino. Noi dobbiamo sperare però di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché come diceva Andrea, i punti seguono ora. Cioè, va bene, diciamo, come dire, quella che sul sito è stata chiamata gita a San Siro, va bene aver perso contro il Sassuolo in casa, però adesso c'è bisogno un attimo di tornare sui nostri passi, anche perché tre sconfitte consecutive, il Lecce, insomma, non le Stanno ha mai fatte, stanno mai fatte. non le ha mai fatte, quindi bisogna un attimo rimettersi in carreggiata per mantenere quanto più lontane possibile le dirette concorrenti. Certo che c'è un fattore scaramantico che mi tira su di morale, perché se togliamo le partite con le big, in cui inevitabilmente parti sfavorito, io in altre due occasioni la partita mi puzzava terribilmente, ovvero Salernitana all'andata e Cremonese quando abbiamo vinto la Cremona. E mi puzzavano proprio queste partite, come mi sta puzzando il Torino. E lì abbiamo fatto Di 6 che punti in due partite. puzza, Phil? Di che puzza questo No, non Torino? lo Perché? dico, però ti dico che anche in quelle occasioni, mentre io proprio avevo paura di queste partite, c'era Andrea Sperti che in diretta umiliava la Salernitana e Andrea Sperti che poi partiva a Quello Cremona. con la Quindi, e poi Salernitana è anche questa storia, quella volta è io ti storia, dico che quella è il storia. Torino mi fa una paura tremenda. Andrea Sperti, ragazzi, il Torino, se è paura del Torino, allora devi No, avere tutti ragazzi, quanti. no, Quindi, ma occhio, eh. oggettivamente io quello che voglio dire, no, perché poi se no passa il messaggio, poi perdiamo 3-0 e passa il messaggio che io sotto quello che voglio dire, però che il Torino è una squadra che va bene tutti insieme, quindi basta che un ingranaggio del Torino non stia al massimo, che Ilic quella giornata non giri, che Sanabria non stia bene, che Miranchuk non stia pensando già alla nazionale, roba varia, cioè il Torino non è una squadra che dice c'ha quel giocatore che la può risolvere. Sì, Miranchuk un po', però non mi sembra un giocatore proprio in grado di risolvere le partite da solo. Quindi devono stare bene
e informa tutti. E poi, ovvero, se noi giochiamo con l'atteggiamento di Milano, facciamo fatica con tutto il rispetto anche all'Albinoleffe, che sta in Serie C. Se invece ritroviamo la volle, dobbiamo affrontare il Torino come abbiamo affrontato Certo, la Roma, Andrea, abbiamo affrontato il Milan. mi hai distrutto, che hai detto se Miralchuk sta pensando già alla nazionale, tenendo conto che Miralchuk è russo e la Russia in questo No, ma c'è periodo la... penso. No, però c'è la polemica. Non hai sentito che c'è la polemica che lui vuole. C'è proprio in questi giorni una questione legata a Milan, cioè al fatto che lui debba decidere in quale nazionale andare, se come il fratello. Sì, c'è proprio una questione in cui... per quello ho Ah, detto quindi sta lui cosa. può cambiare nazione sostanzialmente. Non lo so, ora, francamente, non Poi lo so chiediamo perché l'ho letto di all'ospite. sfuggita. Esatto, però c'è una Senti, questione legata a alla nazionale. riguardo, ma il La nostro nazionale russa? ospite ti ha risposto? Sì, il nostro ospite c'è, il secondo c'è, il primo non mi ha risposto, Ecco qua. però dovrebbe esserci. Cioè, poi non è che possono solo le persone, magari se ha avuto un imprevisto non mi ha potuto rispondere, cioè, devo fare? Boh, Ragazzi, ma aspettiamolo, Andrea con Sperti è un fiducia. organizzatore di eventi, non so Ma chi tra è, perché l'altro, ma, cazzo. mai bidoni, eh? Mai bidoni Ma nella Russia. ci mancherebbe, Quindi, Tabanelli no. fece poi 3 minuti di ritardo devastanti, però poi mai bidoni. Oggi Comunque, sta quindi... rischiando, Vai, Stefano, vai. io voglio dire solamente questa cosa, che collegandomi a quello che diceva Andrea, ma tanto penso che sia stato poi sottolineato più volte in questi giorni, dopo la partita di San Siro. Mi auguro che il motore si riaccenda velocemente, nel senso che quello che abbiamo visto a Milano è stata una squadra che l'aveva spento questo motore, ha detto vabbè, dai, oggi ci andiamo a fare un giro a San Siro, con tutte le attenuanti del caso, Ma io, Stefano, non sono dello d'accordo su questa stadio. cosa. Eh? Cioè, io sono d'accordo sul fatto che San Siro abbia fatto venire la tremarella un po' a tutti, tranne No, forse ma a... no, no, ma non sono Non lo... d'accordo perché Però, comunque poi Stefano, se tu vai a guardi... Kos, Ora, vai non voglio fare all'Olimpico. nomi, no? Non voglio fare nomi, però, per dirne uno, ma non voglio dare la colpa a lui, però in generale, se tu guardi Gonzalez sbaglia sul gol, no? Poi, dopo che prendiamo gol, ripartiamo. Gonzalez ha un minuto dopo un'occasione, le può stoppare la palla e andare verso la porta. Lui stoppa la palla e la lancia a casaccio, poi sbagliando il lancio. Ed è una giornata di paura. Jean-André a volte dava la palla con la paura perché, ovviamente, sentivano un po' la responsabilità, un po' i 75.000 di San Siro, un po' lo stadio che ti mette soggezione. Filippo stava là, magari ce lo può Mamma mia, confermare. mamma mia. Cioè, purtroppo è gente che è abituata a giocare in contesti molto più piccoli. E No, quindi, anzi, no, non sono secondo me, d'accordo. il 24 aprile, quando giocheremo a San Siro col Milan, sarà già un passettino diverso, perché tu sei già stato lì. Non mi trovi d'accordo, Non lo Andrea, so, io perché la diciamo, penso così, anzi, però... questa squadra è abituata a giocare in un via del mare che quando Sì, però, vuole. Stefano, il Sa via del essere. No, no, mare... no, 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 nel senso che comunque non è che dici, non è Sassuolo, cioè comunque Stefano. è uno stadio abbastanza, diciamo, importante e caldo, però al di là di questo il Lecce comunque fino ad ora è stato a San Paolo, a Napoli, non penso che sia semplice, e comunque abbiamo fatto una grandissima partita. Sì, però è Siamo la andati quarta giornata. a Roma ed era una grandissima partita, abbiamo fatto comunque una grandissima partita nonostante, diciamo, quello che poi è accaduto. Quindi io non riesco a dare un attenuante di questo tipo, veramente, cioè, soprattutto poi in Serie A, no? Alla fine mo, è vero che sono giovani, tutto quello che vuoi, però siamo nell'ambito del professionismo a livelli forse più Però alti, almeno per il Gonzalez campione l'anno italiano. scorso, Gonzalez per dirne uno, giocava con Hai 25 ragione. persone, quest'anno ha giocato con 75.000. Cioè, Lo so, però diciamo, a me è un invece. percorso di crescita. Ci vantiamo del fatto che giochiamo con la squadra più giovane d'Italia, ci vantiamo di questa cosa. Ci sono i pro e i contro, ragazzi. Cioè, il pro che probabilmente a fine anno, se Dio vuole, ci salviamo, faremo 100 milioni di plusvalenze, per dire. E il contro è che Giusto. purtroppo... Passano queste giornate di... Perché poi col Sassuolo la partita la potevi pareggiare e non avresti rubato nulla. Ma infatti Con guarda lì... Andrea, cioè, ma non è che gli stiamo dicendo qualcosa No, no, di però grave, nel senso se io sto dicendo. l'Inter ha fatto un partitone perché non ha sbagliato niente. Cioè ha fatto una partita da Inter con una piccola, senza sbagliare niente, Niente senza di che, sbavature, eh. però senza sbavature, non ha sbagliato Io nulla. ho avuto l'impressione, vabbè, San Siro è una roba folle, cioè io mi sono impressionato a vedere San Siro. Poi ho avuto l'impressione che l'Inter non ci ha voluto fare male. Era come se Però nel stavano momento in cui. concentrati, Filippo, stavano concentrati. Non, No, tu ma non avresti mai l'Inter, segnato, guarda, non ne anche al abbattevi top. mai.
non la battevi mai, era impossibile battere Inter, perché se loro vedevano che tu potevi fare del male, ti facevano la ripartenza, ti tiravano certe fiammate e ti distruggevano. A un certo punto si sono resi conto che noi non avremmo segnato manco con le mani, hanno detto, ah, boh, dai, giriamo la partitella, ma l'Inter stava in una stato di concentrazione, cioè, di forma. Abbiamo preso due gol che Lecce non ha mai preso durante evitabili. Cioè, no, guarda, lì... il primo gol è molto simile al gol che prendemmo con l'Empoli, che Strefezza perse palla a favore di Parisi e ci fece il gol in contropiede. Non so se te lo ricordi. Sì, poi facevo questa costruzione. Però sì, diciamo, facciamo questa costruzione. Siamo bravi però a far rientrare Hjulmand lì, a fare quasi sia il terzo schermo e in mezzo lì ai due difensori e a rimorchio nel caso da cui la palla dovesse andare dietro. Quindi abbiamo preso un gol da, cioè, due gol tra l'altro simili, che non sono, diciamo, da Lecce, ecco perché mi dico, al di là dell'atteggiamento, però ne avresti presi altri due. La cosa che mi dispiace è che ho visto un atteggiamento rinunciatario, passivo, anche a me diciamo, l'ho visto in questo modo, quindi mi aspetto adesso che il motore si riaccenda velocemente, perché cioè il Toro è un'altra partita difficile, molto difficile. Per certi versi giocarla a casa non è più semplice, cioè potrebbe essere anche più difficile. Quindi attenzione, perché poi, come ci siamo sempre detti tra di noi, ma anche in giro, quello che si legge, il rischio poi di avere un piccolo blackout c'è. Quindi cerchiamo di mantenere alta l'attenzione e di riportarci sui nostri livelli, poi, cioè, di fare la nostra partita. Poi, come sempre, il risultato io sono convinto che domenica la prestazione ci sarà, ma proprio per una questione di anche di orgoglio di squadra, che le tre partite non le ha mai sbagliate, no? Quindi io voglio pensare che non le sbaglia. Poi sono anche convinto che nel caso di, speriamo, vittoria, credo che Lecce col Torino, in caso di vittoria, prenda mezza salvezza, penso, perché arrivare a 30 punti, poi lascia stare quello che fa il Verona, lo Spezia gioca con l'Inter, la Salernitana gioca con il Milan, il Verona gioca con il Monza, che partita facile non è. Poi il Verona ora ne ha 17, no? 18, sì, ma Andrea, cioè, per una semplice 30, questione matematica, per una semplice, esatto, questione 30, matematica, se tu ne fai 30 e ne mancano 12, per me quest'anno in Serie A salti con 36, se tu, anche se non vinci più, ne pareggi la metà, il paradosso matematico, forse no, per quello dico, cioè, vincere col Torino, ragazzi, è fondamentale, e credo che lo sappiano un po' tutti. Poi da saperlo a farlo passa un mondo, ovviamente, però è una partita, spero, molto molto importante. Poi un ragazzi, punto sì. Esatto, io, no, certo, cioè, sinceramente, a come sta adesso il Torino, perché comunque va anche parametrato a quella che è la sua condizione in questi, sì, in questi, sì, momenti, sì, e quella che alla fine è la nostra, perché veniamo da due sconfitte consecutive, ci può fare, quello è il dato, e il pareggio ci andrebbe bene. Dipende poi sempre come va la partita, secondo me. Anche perché poi, se non sbaglio, però... poi c'è la sosta, giusto? No, non c'è la sosta, no, Fiorentina, ancora, poi c'è sosta ancora. Empoli. Quindi bisognerebbe intanto fare la prestazione, e comunque laddove dovessimo fare un punto sarebbe tanto di guadagnato. Certo. E sperando comunque che poi tutti quanti tornino ai loro livelli, perché abbiamo visto una Strefezza un po' sottotono, abbiamo visto, diciamo, la fascia sinistra, diciamo, un po' bloccata, abbiamo visto le mezzali che non hanno fatto niente di che, e quindi c'è bisogno di, insomma, riprendere un po' di entusiasmo e come dicevo prima, fare il Lecce, cioè cercare di far più di quello che per il quale siamo stati costruiti, perché in realtà il Lecce fino ad oggi non ha fatto altro che fare un campionato al di sopra delle proprie delle proprie possibilità. Ricorda Andrea Sperti, che sono le 20:20. Esatto, non c'è. Ha visualizzato? Allora, quella rosa di che non escono le spunte blu. Sì. Quindi, quella cosa. Cioè, cosa devo fare io? Cioè, non ne posso stalkerare da giorno, ora prova a mandare un messaggio. Ti aspettiamo, caro direttore. Esatto, proprio questo. Quindi diciamo, stai facendo spoiler o diciamo lo sanno tutti? No, lo sanno tutti.
Sì, lo sappiamo tutti, ce lo sanno tutti. Lo sanno tutti. Va bene, va bene. Vabbè, insomma, ora io dicevo Phil, un'altra. dacci qualche emozione di San Siro, no? Dico, Oh. dici, diciamo, come l'hai vissuta, anche il rapporto eventualmente con i colleghi del Nord. No, e Ci innanzitutto guardano, ci vedono? io parto dal menu di San Siro. Come potete Dalla leggere, quando ci sono io è puntata MasterChef comunque. peso 800 grammi. Questo Vabbè, è il frutto menu. c'era, cos'è il frutto? Una mela c'era? No, Cos'è? Mamma mia, ma è già tagliata? infatti ho lasciarla. Ovviamente. Stefano Sotto sta Ma leggendo. c'è anche la versione vegetariana o C'era un panino vegetariana? vegetariano, c'era un panino con le arancine. Con le arance. Quindi una cosa. Per dirci, per Ma farlo. no, ti faccio questa domanda, ma secondo te lo adeguano in base Non all'avversario che credo. hanno? Sì, praticamente Torino fanno polenta e osei, Lecce fanno pasticciotto e rustico, dipende da chi gioca. No, comunque Inter no. Francoforte, Crauti e Wurstel Bravo, e esatto. birra, Se e no, birra. peccato che non c'è la Calabria, se no mandavano Soppressato. Comunque, Stefano, noi l'Anduria. ridiamo e scherziamo, ma Sperti non è mai stato così vicino all'esonero in diretta. Oggi sta rischiando Ragazzi, seriamente il posto. l'ho chiamato, cioè l'ho chiamato, gli ho mandato un No. messaggio. Ma avviso il Lecce, ho detto il Comunque, Lecce. ti dico, Chiamati rapporto, tu direttamente mi hai chiesto l'avvantaggio. il rapporto con i Eh giornalisti. sì. I giornalisti No, non. con i colleghi, cioè cioè comunque se come viene ritenuto il Lecce da lì, No, no? Dalla non ho squadra. interagito con nulla, ho interagito solo con l'addetto stampa dell'Inter ed ero di buon umore, altrimenti mi sarei litigato perché non mi ha Ecco. fatto entrare in sala stampa. Era già iniziata la conferenza, è già iniziata perché io ho fatto il post partita, quindi sono arrivato dopo. Stava parlando Baroni, aveva già iniziato a parlare. Io volevo entrare, lui mi ha fatto tutta la storia che è già iniziata. Però Baroni è l'allenatore mio, non è l'allenatore tuo. Se Io gli io avrei creo un semplicemente problema a detto, Baroni, sono fatti miei, non sono fatti tuoi. Quindi, però vabbè. Ero io gli avrei particolarmente tranquillo, detto, quindi. io gli avrei detto ci vediamo l'anno prossimo. Pazzesco, Molto, Sperti. molto Pellegatti, semplicemente. Come Pellerazzi, le Pellerazzi lo sto aspettando io, l'anno prossimo. Pellegatti. E mi hai esultato qua sopra, mi hai esultato. Va bene, aspettiamo. Che poi pure un'altra squadra ci insultò in faccia, però non mi ricordo qual era. La Forse Salernitana, l'Inter con quello Dumfries ridò, è quello della andata. sì, ma quello della La Salernitana. Salernitana che ridò proprio, che lo stava, che poi la gente della centrale lo voleva picchiare, ti ricordi? Che al fischio Sì. finale quello ridò, e tutti quanti a insultarlo, quel tipo. Vabbè. Sì. Sì, ma noi abbiamo la sfida di, perché io quando segniamo mi alzo, esulto, impazzisco, no? Anche quando sbagliamo, butto la bozzetta. Però abbiamo la sfida di avere dietro i giornalisti delle altre squadre, accanto, dietro, dovunque, siamo circondati. Vittorio Mura ce Mo, li ha vicini, Moro e praticamente. Torino sicuramente verranno, Ma è verranno. l'espressione della, diciamo, della democrazia Cristiana. diciamo, sì, cristiano, del tifo. Cioè, senso, ognuno può fare quel cacchio che vuole. Così come Sì, abbiamo visto a però. San Siro, che Ma c'era se sei veramente. Guarda, giornalista, sei credetemi, professionista, a San Siro c'era però una Stefano, io commissione. non andrei mai ad esultare in faccia. Io, ma per una Cioè, nel questione di senso, se andassi in educazione. sala stampa, in tribuna Senti, stampa, Andrea, tu pensa a recuperare l'ospite, Lecce. ci penso io a intrattenere Stefano Sozzo. Ma io? No, cioè, sto qui per intrattenere anche diciamo, tutti quanti gli altri. Io mi intrattengo No, comunque, no? comunque, Stefano, quando abbiamo segnato a Bergamo con Sissé gol assurdo, io non ho esultato, perché fra me e me dicevo, ma cosa esulti che giochiamo ancora altri 90 minuti, ce ne fanno 7. Poi però quando ha segnato Blen, ho leggermente esultato. Ho fatto un po', sai, come Mennea quando vinse, ste mani così al cielo, questa cosa un po' così ho fatto. Però è stato anche abbastanza, cioè non ho urlato, ho Allora, gesticolato per esultare. secondo, allora io la vedo così, no? È ovvio che quando guardo la partita da, diciamo, da addetto ai lavori la guardo in un certo modo, però
però in realtà tutti quanti noi qua dentro siamo prima tifosi, no, quindi, ma in casa, in casa la, io mi comporto in maniera un pazzo, no, perché ho capito, cioè, urlo a Baschirotto, opera, faccio scene, esatto, no, ma quindi in casa viene snaturata nel nostro, la nostra passione, che in realtà è anche, certo, quella dell'essere tifosi, no? Quindi ci sta che un giornalista tifoso si dimeni, eccetera eccetera. Non lo farei al in trasferta, perché uno, potrei essere tranquillamente, diciamo, menato da chi c'è accanto, e due, perché comunque per rispetto, cioè, insomma, composti sì, però neanche poi ovvio che se la partita è tirata tipo fino a 0-0 fino all'ultimo, al 93esimo segna la tua squadra, la che fai, ce la impazzisci, cioè, ed è giusto. Ma io infatti così, per quello vado nel settore ospiti. Io tipo, ho visto nel settore ospiti Milan Lecce con Calderoni, ragazzi, cioè non avrei potuto esimermi dall'impazzire nell'esultanza. No, comunque ripeto, in casa secondo me è giusto, cioè entrare in casa si non porti come vuoi, fuori però è giusto portare un po' di rispetto, perché comunque stai in uno stadio. Poi c'è una cosa, e qui salutiamo il genero del vecchio, difendo la viabilità di Lecce, perché con tutto il casino che c'è per arrivare allo stadio a Lecce, per noi non c'è molto, onestamente, perché noi abbiamo il pass, però in generale comunque sappiamo che c'è tutto un caos per arrivare allo stadio, perché usciamo un'ora dopo la fine dello perché stadio. Andate pure prima, dai. Ma è 10.000 volte meglio che andare a San Siro. Cioè, ragazzi, a San Siro tu devi prendere questa metropolitana che non sai manco se entri. E se entri, si sta collegando nel vecchio, si sta collegando nel vecchio. Ma ragazzi, comunque ci vuole poco ad arrivare. No, dai, non dire sta cosa, Phil, perché cioè, San Siro è collegato bene. Io so di molti miei amici che ci vanno, e alla fine con la metro stanno uno spettacolo. Quindi io quando sono andato per Milano alla Vella, noi non ho avuto difficoltà, eravamo 50.000, quindi no, cioè un po' di meno, però io vi volevo dire una cosa, perché comunque noi quando andiamo in trasferta il tifoso giallorosso comunque si fa riconoscere, perché effettivamente andiamo in tanti. Però non so se avete visto una scena di ieri dei tifosi del Borussia Dortmund arrivare lì a Londra, che sembrava veramente una marea umana, tra l'altro ordinatissimi, e che cantavano durante tutta il tragitto. Stefano, di silenzio, perché abbiamo il primo ospite di giornata, Gennaro Del Vecchio. Buonasera direttore, e grazie di essere con noi. Direttore, il microfono, c'è un tasto attiva audio. Eccoci qua. Ok, ci siamo. Eccoci qua. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, domanda molto semplice, iniziale. Visto, ci diamo del tuo direttore? Ci mancherebbe. Ok. Visto che sei qui da tanti anni, come hai visto l'evoluzione del settore giovanile in questi anni? Perché dai risultati stiamo vedendo che c'è un'evoluzione clamorosa. Dall'interno come la percepisci? Beh, naturalmente c'è stata una programmazione stilata un po' di anni fa. Questa programmazione è stata rispettata dal club, perché il club sta dimostrando che ha tanto interesse, tanta voglia e tanta passione per poter riportare questo settore giovanile a grandi livelli. Viene fatto ancora con più naturalezza e con grande forza, perché abbiamo alle nostre spalle anche il nostro direttore Corvino, che nel suo DNA c'è il settore giovanile, e quindi di conseguenza, lavorando in una maniera molto con grande passione e con le forze addentrati tutti nella stessa direzione, stiamo cercando di riportare questo settore giovanile a quei livelli in cui tanti anni fa il Lecce era un grande settore giovanile. Andrea. Buonasera direttore, io ti volevo fare due domande. La prima, quanto la fa felice, non diciamo niente, ancora è troppo presto, però quanto la fa felice vedere il Lecce al primo posto nel campionato primavera? Ti fa felice, anzi. E poi, per quanto riguarda Gonzalez, ti aspettavi di vederlo così determinante per la prima squadra già al primo anno di professionismo?
Ma diciamo che allora, per quanto riguarda la prima, è inevitabile che questa è una cosa che riempie d'orgoglio tutti quanti, no? Lo sappiamo benissimo, sia noi addetti ai lavori, ma in particolar modo la tifoseria, la città e penso anche tutto il Salento. L'abbiamo visto anche domenica scorsa a Milano, vedere quella gente lì che prima di andare a vedere la prima squadra è andata a vedere la primavera. Questo penso che sia veramente una grandissima vittoria del Salento, del territorio e in particolar modo della gente, non della gente, perché il popolo penso che sia tornato veramente a vivere con grandissima passione, grandissimo ardore il settore giovanile. La seconda, posso dirti che l'anno scorso in primavera, osservando Gonzales, mi ero già prefissato nella mia mente che lui era un giocatore che poteva e aveva le potenzialità per poter giocare anche in prima squadra. Dirti che ero convinto che questo ragazzo potesse diventare protagonista assoluto, un titolare assoluto, questo sicuramente non, nessuno di noi probabilmente se lo aspettava, però io ero convinto che questo ragazzo aveva un potenziale importante, l'ha dimostrato l'anno scorso, ma quello che mi ha sorpreso è la maturazione che ha avuto in così poco tempo. Penso che ci sia un grandissimo lavoro anche dell'allenatore, di tutto il suo staff tecnico. Perché l'ho visto molto maturo anche sotto aspetto tattico. Questa è una cosa che onestamente mi sorprende, perché i colpi li aveva già dimostrati anche con noi, il suo valore l'aveva dimostrato, il suo valore tecnico. Ma quello che ti ripeto, mi lascia comunque sorpreso è la sua grande maturazione, la sua grande trasformazione sotto aspetto tattico. Stefano. Ciao direttore, ti volevo chiedere questo. Ogni tanto si parla della mancanza di italiani nel nostro settore giovanile. Il direttore Corvino in qualche conferenza stampa, soprattutto l'ultima di gennaio, diceva che bisognava un attimo riprendere il metodo, avere un metodo comune. Ti volevo chiedere qual è secondo te, diciamo, quello che dovrebbe fare il Lecce nel prossimo futuro per cercare di prendere un po' di ragazzi anche dal territorio, cercare insomma di farli crescere per poi farli diventare i giocatori della prima squadra. Allora, innanzitutto il primo obiettivo è quello di cercare di andare a raccogliere, a selezionare più che raccogliere in tutto il territorio i ragazzini quando sono veramente piccoli, in tenera età. E parliamo di ragazzi dovresti prenderli, secondo me, anche quando hanno 5-6 anni, ma in quel caso lì bisognerà probabilmente costruire una scuola calcio, oppure comunque noi andiamo già a prendere i ragazzi che sono 2013-2014 con 8-9 anni. Il discorso è questo, che bisogna sicuramente far questo e lavorare molto bene sui piccolini, però poi c'è una grande difficoltà, che è quella che comunque il territorio, tutto il Salento, se ricordo bene la provincia, siamo intorno ai 900.000 abitanti. In tutto il Salento tu puoi raccogliere per ogni squadra 20 ragazzini, 20 ragazzini per 5 categorie o per 6 categorie, parliamo di 200 ragazzi, facciamo anche per 10 categorie, sono 200 ragazzi. Il numero è piccolo per avere poi la possibilità di costruire giocatori. Ecco, il numero, sappiamo benissimo che un giocatore ogni 10.000, ogni 15.000 arriva in B e ogni 30.000 forse arrivano in A, e i numeri sono veramente, fanno paura i numeri, in negativo, perché ogni 20.000, ogni 30.000 ragazzi uno ne arriva in Serie A. Questo la dice lunga su quanto possa essere difficile. È normale che noi cerchiamo di raccogliere tutti i ragazzi del territorio, cerchiamo di crescerli, sperando che questi ragazzi poi negli anni si confermano, ma negli anni non tutti si confermano, quindi il numero si restringe. E poter fare in una squadra con tanti salentini o con tanti ragazzi nati in Puglia diventa una cosa molto difficile. Ecco perché ci affacciamo anche fuori regione, ecco perché ci si affaccia anche all'estero, perché per poter competere con i grandi club, dove purtroppo i grandi club ogni tanto si affacciano anche a casa nostra e mettono a repentaglio quella qualità che noi troviamo, quel potenziale che noi troviamo a casa nostra, è messo a rischio, perché purtroppo i grandi club provano a convincere i ragazzi e le famiglie. A soli 10 anni, 11 anni, li convincono a dire: fra 2 anni ti porto a Milano, fra 2 anni ti porto a Roma, e questo per noi diventa difficile. Ecco perché noi, per essere competitivi, per trovare la qualità, purtroppo la qualità va trovata anche all'estero.
Io so benissimo che il tasto che aveva toccato il direttore Corbino era questo, ma è inevitabile questo, perché poi per competere con i grandi club come Inter, Juve, Milan, Roma, che hanno la possibilità di poter acquistare giocatori un po' dappertutto, diventa una lotta impari se noi, come fa il direttore Corvino, se il direttore Corvino non va poi all'estero a trovare la qualità. Quindi diventa difficile poter pensare di poter fare il settore giovanile solo ed esclusivamente con ragazzi salentini. Questo purtroppo è un dato di fatto. Direttore, ma quanto incide, quanto è grave il fattore strutture, che è noto che qui nel Salento, nel sud in generale, le strutture sicuramente sono di una qualità inferiore rispetto al nord? A parte la qualità, numericamente proprio sono poche, sono veramente poche, lo sappiamo. Sappiamo benissimo che noi ci vorrebbe, no, l'ultimo tassello sarebbe quello di fare il centro sportivo per la prima squadra e anche per il settore giovanile. In quel caso lì sicuramente si può lavorare molto meglio, sicuramente si potrà lavorare più nel dettaglio e si potrà lavorare anche, si possono avere anche più ore a disposizione, perché non ci dimentichiamo che i ragazzini oggi, la grande difficoltà è quella che i ragazzini oggi giocano poco a calcio, quindi quando arrivano a 18 anni probabilmente hanno giocato 8 ore, ma quando eravamo piccoli noi giocavamo 10 ore, 6 ore, 7 ore al giorno per strada. Oggi purtroppo i ragazzini fanno un'ora di scuola calcio, finché arrivano a scuola calcio si sistemano e organizzano i lavori e poi devono andare via 5 minuti prima e poi forse un giorno sono raffreddati e poi un giorno piove e non vengono. Quello purtroppo è un altro grandissimo problema. È normale che se si lavora con tante strutture, con molte strutture, questo problema si può alleviare un attimino. Quindi il vero problema è anche quello. Le strutture purtroppo sono poche e noi speriamo che nel più breve tempo possibile il Lecce possa averne uno tutto per lui, tutto per se stesso. Invece vogliamo qualche retroscena, qualche aneddoto sull'acquisto recente del figlio di Amaury. Abbiamo visto anche la foto, ci sei tu con Amaury e col ragazzo Ugo de Oliveira. 16 anni, abbiamo saputo che giocherà nell'Under 16, insomma, come è nato il tutto? Ma niente, naturalmente Amaury è un ragazzo che conosco da tantissimi anni, anche perché ci siamo scontrati più volte. Tramite un amico, Fabio, mi dice: guarda, c'è sto ragazzo che sta giocando in Francia, però vorrebbe avvicinarsi, il suo sogno è tornare a giocare in Italia come ha fatto il papà. E io ho detto: guarda, se il ragazzo può venire qui a Lecce e lo vediamo. Ne ho parlato anche con il direttore Corvino, mi dice il direttore: guarda Gennaro, vediamolo. Abbiamo tenuto qui per una ventina di giorni, ci siamo resi conto che su questo ragazzo ci si può lavorare, ha delle potenzialità. Ora naturalmente il nome è pesante, però c'è da lavorare tanto e speriamo che questo ragazzo possa crescere in modo tale che possa togliersi delle soddisfazioni e possa dare anche a noi delle grandi soddisfazioni. È un lavoro arduo, un lavoro abbastanza duro, e bisogna lavorare con molta pazienza e bisogna provare a fare qualcosa di buono. Andrea. Io torno un attimo sulla primavera, direttore. Non voglio sapere i nomi, ma secondo te di questa primavera quanti, prima parlava di uno ogni 30.000, no? Quanti possono fare il percorso di Gonzalez o comunque aiutare poi la prima squadra in futuro? Oh, i 30.000 però... Sì, Andrea, allora cerchiamo di essere chiari, perché non vorrei che poi vengano fraintese le situazioni. Su 30.000 ragazzi io parlo come numero generico. È normale che certo. Se si ha la possibilità di andare a scegliere dei ragazzi selezionati all'estero, no, questa probabilità tu la batti notevolmente. Quindi ecco perché il direttore Corvino va all'estero e prende i giocatori dall'estero, perché questo ti può portare molto più probabilmente dei giocatori che dalla primavera arrivano in prima squadra, e Lecce deve farlo, perché Lecce non ha le entrate, non ha un core business, non ha una possibilità economica di quello che hanno le grandi squadre. Ecco perché bisogna difendersi e quindi bisogna, come dice il direttore, trovare la qualità anche dove c'è la qualità. Naturalmente in mercati dove noi possiamo entrare, che non sono mercati, no, abbordabili, e di conseguenza si crea questa situazione. Io, guarda, numericamente ho nomi, come sempre non ne faccio. Io penso che 2-3 ragazzi, anche 4 probabilmente, me lo auguro, prossimo anno possono partire a far parte della prima squadra in ritiro, come è successo quest'anno per Gonzalez, Berisha e quant'altro. Poi
Naturalmente lì poi sarà l'allenatore della prima squadra a cercare di capire chi di questi ragazzi ha un potenziale così importante per poterli poi aggregare all'interno della prima squadra per trasformare poi questi ragazzi in giocatori della prima squadra. Ultime due domande, vai con la tua, Stefano. Io ti volevo chiedere, strategicamente, quanto, diciamo, secondo te è più importante far crescere i giocatori delle giovanili in prima squadra, nel senso tenendoli in allenamento, eccetera, eccetera, oppure farli girare, mandarli un po' nelle serie minori, comunque in altre squadre per farli giocare, con più continuità, nelle prime squadre delle rispettive società? Allora, Stefano, io penso che qua va fatta un'analisi oggettiva su ogni singolo ragazzo, perché ci può essere il Gonzalez di turno che non sapevi se era un giocatore da Lega Pro subito o da Serie B subito, da Serie A, parte ritiro e ci rendiamo conto che quelle cose che ci ha fatto vedere in primavera è capace a farle anche in prima squadra, di conseguenza il ragazzo rimane in prima squadra. Non per tutti è così però, non per tutti è così, quindi io penso che i percorsi possono essere, sono tanti, sono vari, ma vanno calzati poi, ognuno ha bisogno del proprio vestito, perché penso che ci potrebbe essere anche qualche ragazzo che è giusto che vada a giocare in Serie D, qualcuno che vada in C, come abbiamo già fatto in passato con Pierno che è a Francavilla, qualche altro ragazzo, e come Monterisi che ha fatto esperienza Sì. all'Andria l'anno scorso e quest'anno è a Frosinone. Non tutti possono subito andare in prima squadra, quindi come diceva prima, la domanda che ho risposto prima, c'è qualcuno che probabilmente partirà in ritiro e rimarrà in prima squadra perché l'allenatore capirà chi è pronto e chi non è pronto andrà, se sarà possibile, in B, se non sarà possibile in B andrà in C, se non sarà possibile in D in C, ma crediamo in questo ragazzo, lo si manderà anche in Serie D, perché io penso che poi questi percorsi non vanno assolutamente, diciamo, vanno presi tutti con la giusta importanza, anche il campionato di Serie D, il campionato di Lega Pro, penso siano campionati molto importanti per creare e formare giocatori che non sono pronti, perché alcuni sono tardivi, e poi con la possibilità di farli tornare a Lecce se fanno bene e sperare di riportare anche loro in prima squadra. Ultima domanda, prima abbiamo detto quali, insomma, quanti giocatori della primavera potrebbero arrivare in prima squadra. Invece, partendo dal basso, c'è qualche ragazzo di under 16, under 17, 18 che potrà fare bene in futuro in primavera? C'è qualche profilo molto interessante che noi non conosciamo perché chiaramente è più piccolo rispetto agli altri? Io la butto lì. C'è un certo Giacomo Mazzi che è un nome importante, che è stato anche convocato dalla selezione dell'Uruguay, che va a pescare i giovani europei. Giacomo Mazzi è un figlio d'arte, come dicevo prima, i figli d'arte hanno un peso, poverini, anche sulle spalle, perché quando ti chiami Giacomo Mazzi, quando ti puoi A Lecce chiamare... poi. Vabbè, ma a Lecce ormai il calcio si è No, però Giacomo globalizzato. Mazzi a Lecce. Sì, poi a Lecce ancora di più, no? Allora, io posso dirvi che lui è un ragazzo molto interessante, è un ragazzo che ha un potenziale importante anche lui, però io sono sempre molto cauto, sui ragazzi piccoli sono cauto. Nel senso che ci sono dei ragazzi importanti anche nell'Under 14 che ha fatto un grande torneo al Caroli, dei ragazzi importantissimi nella 15, qualcuno ce n'è, qualcuno ce n'è nella 16, qualcuno ce n'è nella 17, però ecco, il problema qual è? Confermarsi anno per anno, perché poi c'è una trasformazione in questi ragazzi. Molti che non ti aspetti migliorano tantissimo, alcuni che hai delle grandissime No, no, certo. prospettive negli anni svaniscono, non è semplice. Io osserverei molto attentamente la 18 quest'anno, perché la 18 è un serbatoio della primavera, un campionato importante, un campionato nazionale. Io penso che anche lì noi abbiamo 3-4 profili, forse anche 5, che possono approdare il prossimo anno, spero anche qualcosa in più in primavera, e poi il prossimo anno dovranno dimostrare anche loro il loro valore. Se dimostreranno il loro valore dopo aver fatto bene quest'anno in 18, anche in primavera, quello potrà essere per noi un campanello di allarme. E forse po si potrà aggiungere qualcun altro alla lista. Grazie per essere stato con noi, direttore, sei stato chiarissimo. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, direttore. Ciao, ciao ragazzi, Ciao, ciao, ciao. buona serata. Grazie.
Bene, bene, torniamo al nostro Lecce Torino. Allora, andiamo a fare la formazione. Leggo prima quella del Torino, parlavo Perché del dopo l'intervento di quello del Torino puoi chiudere, no? Quindi stai andando di fretta adesso Chiano. Beh, sai, c'è un devi mix mangiare, fra. devi mangiare, C'è un mix poi fra c'è la mangiare Champions. Champions League che mi intriga. Ma scusate, ma io la Champions sono abituato a guardare dai quarti forse, sì, dai Ma quarti semifinali finali. Bayern Monaco Sì. PSG è Allora, potenzialmente una finale, cioè mi intriga un sacco. Io sono molto interessato da Tottenham Milan, ma non perché sinceramente mi interessi niente del Milan, ma perché, vi spiego, ti faccio questo piccolo retroscena, Filippo. Andrò a Milano il weekend in cui giocheremo contro il Milan. Anche oggi il posto è infatti. Ma poi tra l'altro io prometto sempre, gli ospiti puntualmente arrivano, quindi infatti meriterei un aumento. Comunque io vado a Milano il weekend di Milan-Lecce, però ancora non è uscita la data. Quindi in realtà, perché poi c'è il ponte del 25 aprile, in realtà non si sa ancora quando si giocherà a Milan-Lecce. Di conseguenza però, perché Stefano Sozzolito? Non lo so. No, Si sta tremando di risa. perché diciamo dovresti poi assumerlo il signor Lau per, Ah, diciamo, sì. Esatto. come procuratore. Vabbè, comunque, il quarto di finale di Champions, se il Milan passa, è il 19 aprile. Di conseguenza, il Milan non giocherà mai di venerdì, perché se gioca di venerdì 21 aprile, io me la perdo, perché arrivo a Milano il 21 sera e quindi non ce la farei. Quindi speriamo che il Milan passi, così io mi Cioè, posso andare a pensa vedere. di e c'è Così mi Giroud ha posso fatto andare a vedere anche Milan-Lecce, grazie di Dio, ma riporto un pochino meglio di Filippo Verri, che a quanto pare va in trasferta, sette trasferte, una vittoria, sei sconfitto. secondo me per ha vincere a San detto. Siro devo andare io comunque perché ho capito che Vabbè, qua io la andai con situazione Calderoni comunque, quindi io a San Siro non ho mai perso, una su per adesso. Io mi faccio le trasferte improponibili, ragazzi. Nella improponibilità delle trasferte ci ho pure vinto a Bergamo, quindi una volta ce l'ho No, fatta a fare Marco, l'impresa. non scherziamo su queste cose, Marco, non scherziamo su queste cose. Io non simpatizzo, e ve lo possono assicurare loro, cioè io non simpatizzo manco, non lo so, il Merino. Io tifo solo Lecce. Non diciamo queste cose, Marco, perché sennò mi Non leggo i offendo, commenti purtroppo, quindi no? non so chi hanno No. scritto, così. Marco 15685 ha scritto che io simpatizzo Milan. Non Non facciamo facciamo più le formazioni illazione. Non facciamo perché mo illazione, Filippo. Paolone mi ha punzecchiato. Allora, parliamo chiaramente. Parliamo chiaramente. Io seguo la Primavera da un po' di tempo e allora, Bravo, Marco, bravo. Dorgu, da quello che stiamo vedendo in Ora Primavera. deve dire una cattiveria, deve dire una cattiveria su qualcun altro. Sì, La sta qualche preparando. cattiveria me la dovete concedere. Allora, Dorgu. Io ho aspettative superiori di quanti ne avessi per Gonzalez. Secondo me, Dorgu a livello di primavera è il più forte che io ho visto questi anni. È proprio una cosa Brezzita. assurda. Berisha, siamo a livello Gonzalez. Ho le stesse aspettative che avevo per Gonzalez. E per Magari. il resto, secondo me, cioè, gli altri un anno altro di primavera se lo devono fare. Filippo, Burnete, Vulturar Vulturar. si deve fare un altro anno perché deve crescere fisicamente, però secondo me Vulturar è forte. È forte, forte, Vulturar, ti per me. dico, Vulturar è potenzialmente l'elemento presente nell'Unione Sportiva Lecce più tecnico di tutti quanti. Tutti i giocatori, 500 giocatori che Lecce ha tesserati, Vulturar secondo me è il più tecnico di tutti e deve crescere Anche sulle altre cose. Samek, c'è Samek pure che comunque come tecnica ci siamo, dai, come qua a livello Però di. Vulturar ha tutto, eh. Vulturar non ha solamente il fisico, che ora il fisico nel senso che è un 2004 e quindi fisicamente lo spallano via adesso in Serie A. Però ragazzi, se lui cresce fisicamente, fra 2 anni Vulturar può rappresentare davvero il centrocampista centrale. Non voglio dire meglio di Hjulmand, ma potenzialmente sì, perché Vulturar ha anche, diciamo, la fase di costruzione, no? Se Hjulmand in quella fase è un po' più titubante, Vultural batte le punizioni, Vultural ha la verticalizzazione, ha il passaggio filtrante, poi si deve confermare tra i professionisti, certamente, però potenzialmente tanta roba, secondo me. Sai che la domanda diciamo, che avevo fatto al direttore andava in questa direzione. Cioè, io in realtà mi chiedo,
quando un ragazzo ce l'hai, tra virgolette, quasi pronto, nel senso che hai il dubbio se portarlo in prima squadra o se farlo andare altrove, quindi ad esempio penso a Vulturar, anche perché Vulturar, se non sbaglio, sta già da un anno e mezzo nelle Vulturar giovanili. Sta da due anni e mezzo. No, faceva B, A, salvezza in A e mo quest'anno. Quindi diciamo, cioè, primavera 2, no? Io adesso mi chiedo qual è lo step successivo, cioè lo mandi in Serie B, perché poi in realtà, attenzione, perché quest'anno se dovesse andare bene come noi speriamo, la primavera potrebbe essere quel serbatoio dal quale anche tante altre squadre come la nostra quest'anno hanno attinto per prendere ragazzi, cioè, però vent'anni fa vent'anni fa non li mandò in prestito, vent'anni fa infatti vi sto chiedendo Conan questo, cioè, anzi la domanda che ho fatto a lui la faccio anche a voi, secondo voi quando si arriva in una situazione di, diciamo, di fare una scelta, di prendere una scelta, che questo ragazzo mantenerlo nelle giovanili o comunque in primavera, secondo me potrebbe anche essere controproducente dal punto di vista mentale, no? Quindi o gli fai fare quello step di crescita, che sia andare a giocare altrove però in Serie B, oppure portarlo in prima squadra, qualcosa devi farla per dare una sorta di diciamo di soddisfazione, di merito a un ragazzo che alla fine in primavera sta facendo benissimo. E quindi vi chiedo, secondo voi è meglio portarli in prima squadra e farli allenare con la prima, oppure mandarli a far giocare, insomma, da titolari in Serie B, per esempio? E quindi pensate a se Dorgu potrebbe già essere inserito in prima squadra, gli altri che avete citato, voglio sapere da voi se è meglio portarli su o farli andare altrove. Per me, quelli potenzialmente buoni li devi far fare il ritiro e poi eventualmente devi bocciare l'allenatore. Cioè, quest'anno noi abbiamo fatto fare il ritiro pure a Nisette e Ciucci. Poi li ha bocciati i Baroni e li ha fatti cedere. Ma con noi c'è, con noi c'è un terzino sinistro, no? Se non sbaglio, in prima squadra. Lemmens, terzino destro. No. Sì. Un ragazzo. Nisette è andato via. Lemmens, terzino destro abbiamo. Quello è. Vabbè. Che non ha mai, che comunque non ha mai esordito, mai giocato. Però okay. io l'ho visto, Filippo, credo possa confermare. Un difensore che secondo me difficilmente potrà fare poi quel salto di qualità per essere utile. Magari come dici tu, in quel caso anziché tenerlo fermo, cioè nel senso in quei casi, io questo anziché dico, tenerli fermi. Ma si parlava del Novara in Serie C, qualcosa ci fu con Novara negli ultimi giorni, no? Il tentativo lo fecero e non ce l'hanno fatta poi a piazzarlo, sostanzialmente. Però... No, io infatti siccome lo vedo ogni tanto, Io anche Eldason avrei mandato in Serie B, sinceramente. Perché Eldason è entrato l'altro giorno a San Siro sul 2-0 a partita non promessa, perché... non so se stai ridendo per il commento, per... Sì, No, perché voglio dire, entro a partire non promessa, però oggettivamente Eldason dovrebbe avere magari più spazio in Serie B per esprimersi. Sì, però secondo me diciamo, già lui è diverso, no? Diciamo, però Stefano, diciamo che la primavera i giocatori di maggior possibilità, a parte Dorgu, ce l'ha a centrocampo, no? Quindi Berisha, Vulturar e Samet. L'anno prossimo non è che lo sai, esatto, perché sennò che fai poi? Il fatto è quello lì, cioè tu questi quattro gli fai fare il ritiro l'anno prossimo, fra due anni gli fai fare il ritiro a tutti e quattro, però a un certo punto anche se tu li ritieni tutti e quattro validi, qualcuno lo devi tranciare a prescindere, perché non è che puoi mettere quattro esordienti primavera tutti subito, quindi io secondo me prevedo il futuro, anche se Berisha aspetta. Berisha farà parte dell'organico prima squadra, perché poi diventa fuori quota, perché è 2003. Gli altri tre, che sono 2004, McJanet, Vulturar e Samek, potrebbero tutti e tre farsi l'anno, in un altro anno in primavera, in attesa di ulteriori... Secondo te Samek rimarrebbe in primavera un altro anno? Cioè, questa è una domanda che mi viene così da fare... Non penso, però bisogna vedere, magari fa la spola... Secondo me magari... no, ragazzi... Magari li fa fare un po' e un po', magari lo manda in prestito non so dove, però oggettivamente vedremo. Comunque è un bel problema questo, nel senso
ad averceli questi problemi, perché significa che comunque si è lavorato bene. Tra l'altro, sempre toccando ferro, l'anno prossimo, se dovesse la situazione dovesse andare così come la stiamo sperando, sì, certo, se ti salvi, andremo in Youth League nel caso in cui, no? Se vince il campionato, sì, se vince il campionato, sì. Vabbè, io non dico niente, però in quel caso, ragazzi, stiamo parlando di cose serissime, cioè, e tra l'altro bellissime, perché lì veramente ci sarebbe un salto di qualità interessante, anche, cioè, saremmo, tra virgolette, il faro nel settore giovanile italiano. Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò poi diciamo troppe cose che poi... No, vabbè, diciamo che comunque quest'anno si è aperta una strada, cioè, anzi, l'anno scorso si è aperta una strada. La stiamo percorrendo, credo che poi l'anno prossimo, anche se quest'anno non dovessi vincere il campionato, perché ci stare, tu non lo vinca, perché lo puoi perdere in finale, lo puoi perdere a rigori, lo puoi perdere in mille modi, comunque la strada intrapresa è quella giusta, quindi prima o poi in qualche modo riuscirai, no? se continui con questa crescita. Poi, però, ti volevo dire, Filippo, che ora è un altro calcio, vabbè, ma nel 2002-2003, quando salimmo in Serie A, il Lecce giocava con Cevanton, che aveva 23 anni, in attacco, in Serie B giocava con Cevanton, 23 anni, Conan, 20, Vucinic, 19, Bocinov, 16, cioè, non è così assurdo che proponga un centrocampo molto giovane. Ovvio che qualcuno di livello nel senso esperto devi prendere, però io non sono così... Sì, poi Andrea, cioè, per essere poi brutale, Gonzalez, Vultular, possono giocare. Per essere brutale, non mi scandalizzerei se sostituiamo Elgason con Berisha e Askilsen con Samek. Secondo me non sarebbe lo scandalo dell'anno, anzi, forse fai l'upgrade, secondo me. Però Samek, secondo me, ma questa è un'impressione mia, giocherebbe meglio in Serie A che in Primavera. Pure secondo Perché me. In Primavera, non è che in c'ho primavera, sta cosa. Lo vedo come, sai, come quando tu vai a giocare con quelli più piccoli, con quelli più scarsi. Che tiri indietro la gamba. Sì, capito, cioè ti dici, vabbè, no, non mi impegno al massimo. Secondo me in Serie A invece lui, non lo so, mi dava l'impressione, poi magari, cioè lo vedo rallentato ma non lento, cioè non al 100% mai, ma perché secondo me non si impegna al 100%. Non lo so però se è un limite suo caratteriale e questo è un problema, oppure se è proprio una questione che lui magari non si aspettava di fare la primavera, quindi la sta facendo. Secondo me non se lo aspettava. Non se lo aspettava. Stefano, non ti voglio silenziare di nuovo, te lo dico. Non ti voglio silenziare di nuovo, però abbiamo... Anche perché l'ospite. Mi dà fastidio questa volta. C'è Daniele e con Daniele parleremo del Torino. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, Daniele, fino a questo momento abbiamo fatto tanti complimenti al Torino, te lo dico se ti vuoi fare le corna, insomma, perché abbiamo esaltato l'ultima partita che ho visto con piacere e abbiamo esaltato anche qualche singolo come Caramò, che di recente sta facendo molto bene. Io ho visto un Linetti in grande forma alla scorsa, poi Ilic non si discute come giocatore, insomma tanti, ne abbiamo parlato di tanti giocatori fino adesso. Però, visto che tu lo segui più di noi e meglio di noi, dici un po' com'è la situazione e magari dacci anche qualche speranza, perché non siamo molto positivi noi. Ma sicuramente è una partita difficile per il Toro a Lecce, perché in tanti anni il Toro non ha mai fatto tanto bene a Lecce. La partita precedente a questa costò la panchina anche a Mazzari, quel 4-0 di qualche anno fa. Io poi ero ragazzino quando il Toro perse nell'88-89 3-1 retrocesse, all'epoca c'era Sergio Vatta in panchina e poi anche qualche anno dopo a fine anni 90 fu Conticchio, no, a decidere la partita lui allo stadio Via del Mare, quindi sempre stato uno stadio difficile per il Toro. Noi seguiamo con Toro Channel e con il nostro giornale web è tutto toro.com ormai dal 27 aprile 2006 il Toro giornalmente. Vi posso dire insomma che il Torino ha battuto il Bologna, è stato importante vincere perché veniva da un derby perso, purtroppo l'ennesimo derby perso con la Juventus, e quindi anche per il morale, come dicevi tu, bene Caramò che sta facendo abbastanza bene nelle ultime partite, Linetti ha sorpreso perché viene da due annate non tanto felice, l'altra sera giocava bene, ha prestato anche fino all'ultimo momento, se avete visto la partita andava a prestare i giocatori del Bologna alti. E poi, insomma, ci sono alcuni, lì c'è l'acquisto di gennaio che sta entrando in condizione perché è arrivato e ha avuto dei problemi fisici. Torino recupererà Ricci, che era squalificato per la trasferta di Lecce, che è un giocatore molto importante per il centrocampo del Toro, che è arrivato
l'anno scorso, davanti fa fatica a segnare, però Caramò e Sanabria, che si è mosso bene, che sta facendo anche lui abbastanza bene, non sono dei goleador, però il loro magro bottino di gol lo stanno facendo, diciamo così. Poi in difesa c'è un certo Schurz, che nemmeno male non è, e poi c'è Riccardo Rodriguez, che gioca spesso braccetto di difesa a tre, però se non sbaglio l'altro giorno ha fatto l'esterno di centrocampo. Esatto, esatto. Schurz ha fatto molto bene, ha evitato una rete su Orsolini. Orsolini sembrava già che avesse segnato, invece Schurz ha fatto una grande chiusura difensiva. Per quanto riguarda Rodriguez, sì, Juric lo sta schierando spesso esterno di centrocampo, perché abbiamo dei problemi, Lazzaro si è fatto male qualche tempo fa e ancora fuori, e quindi Aina è subentrato, ha avuto problemi fisici, eccetera, quindi lo sta usando non tanto da difensore centrale, ma da esterno di sinistra. Anche lui l'altra sera non ha giocato male contro il Bologna. Però è una squadra, insomma, da ottavo, nono, decimo posto, un po' quello il limbo del Toro. I voti si lamentano perché non riusciamo mai a fare il salto di qualità, e quindi rimaniamo in questa situazione di mezzeria di classifica senza grandi ambizioni. Abbiamo avuto quella grande opportunità per ritornare in semifinale di Coppa Italia dopo 30 anni. Toro mancava dal 94, perché l'ha vinta nel 93 nella doppia finale con la Roma, nel 94 perse in semifinale con l'Ancona, quindi vincendo quella partita a Firenze, Toro invece ha vinto quella in campionato, quella sbagliata, io dicevo a Toro Channel, serviva a vincere quella di Coppa Italia, e quindi poteva avere questa grande occasione, sarebbe stata un po' la ciliegina di questa stagione senza grandi ambizioni. A questo punto ci vorresti lasciare i tre punti, dai, che a noi fanno piacere. Beh, i tre punti, voi non avete ambizioni. Ma il Lecce sta facendo un buon campionato, insomma l'andata decide tra l'altro Vlasic, che sta recuperando, infortunato, quindi siete fortunati tra virgolette, non ci sarà Vlasic che decide la partita allo Stadio Grande Torino, però come dicevo prima il Toro vuole proseguire per fare un finale di campionato dignitoso, mancano 13 partite compresa quella di Lecce, quindi insomma per non abbandonare queste velleità tra il settimo e l'ottavo posto, perché si è aperta questa possibilità vista la penalizzazione della Juventus in classifica, questa zona diciamo Europa Conference League, sono tante squadre lì in pochi punti se avete visto la classifica. Sì. Ma infatti Daniele, io volevo sapere proprio questo, nel senso a Torino l'Europa, cioè c'è l'idea anche nell'ambiente si possa conquistare l'Europa oppure no, nel senso come dicevi tu, finire in maniera dignitosa, conquistare magari un buon bottino di punti ma senza troppe ambizioni, qual è la situazione anche del tifo, no, dell'ambiente, che può essere anche determinante per i giocatori per dare quel qualcosa in più e provare a fare risultato? Ma io non sono molto ottimista, come ti dicevo, si è aperto questo spiraglio, però il Toro non ha forse la rosa, diciamo quel bottino di gol garantito per lottare in zona Europa, però anche le altre squadre stanno facendo fatica. Tra l'altro in questi giorni, non so se vedete, vi faccio vedere un cimelio, questo qui è la mascotte dello Zenit, perché il nostro giornale web è tuttotoro.com con Toro Channel, 8 anni fa, esattamente il 12 marzo 2015, siamo stati a San Pietroburgo a seguire le partite del Toro, perché 2014-2015 abbiamo seguito tutte le trasferte dalla prima a Stoccolma col Proma Poicana all'ultima in San Pietroburgo, tra una bella esperienza, e anche nel 2019 il nostro sogno, il sogno, avete questo sogno lì a Lecce, poi anche nel 2019 siamo andati anche a Minsk e a Volviarento a seguire quest'altra avventura, diciamo che in 18 anni di Cairo il Toro in due occasioni è andato in Europa League sempre per defezione di altre squadre, prima il Parma e poi il Milan, se vi ricordate. Sì. Sarebbe bello fare queste trasferte. Noi ci accontentiamo anche della Lituania, della Bulgaria, cioè noi sono ben pochi adesso, chiaramente con la guerra lì alle porte, la Russia eccetera, sono la Lituania, sono stato, è molto bella, così come la Lettonia, l'Estonia, tanti posti lì, anche in Ucraina ero stato qualche anno fa, Odessa e Leopoli sono due bellissime città tra l'altro. Invece Patrizio ti fa una domanda che io non posso comprendere, però ti chiede: quanto è buono il caffè al Bicerin? Ma è molto buono, è particolare qui a Torino, uno delle curiosità qui della città di Torino. Dovete sapere che io sono nato a Torino, ma i miei genitori erano di origine pugliese, non so se conoscete San Severo vicino Foggia, erano originari di San Severo, anche una bella squadra di basket di Serie A2, che io seguo la squadra di basket di Torino che è nel girone verde, San Severo è nel girone rosso, quindi ho diciamo simpatia diciamo per la Puglia, mio fratello segue anche con simpatia un'altra squadra che voi conoscete bene che è il Foggia,
Io insomma, lui è molto ha simpatia insomma, per il Foggia, segue dai tempi di Zema, da metà anni 90, quando era in Serie A, però chiaramente io sono del Toro da fine anni 70 e insomma, ho conosciuto tanti giocatori, insomma dal 2006 dirigo tuttotoro.com e come dicevo prima ho fatto tanti anni radio, televisione web, adesso quest'anno siamo tornati dopo 2 anni di pandemia a rifare Toro Channel anche su Lombardia TV, oltre che anche sulle piattaforme social come voi, Facebook, Twitch, YouTube, LinkedIn, eccetera. Stefano, vai. Daniele, io ti volevo chiedere una curiosità, anzi due. Ti volevo chiedere intanto il rapporto che... il rapporto diciamo che voi avete con Juric uomo fondamentalmente, perché da voi viene visto più che altro diciamo come una persona molto diciamo determinata, e poi cosa ha portato invece dal punto di vista del gioco, del calcio che fa a questo Torino rispetto a come insomma era il Torino diciamo prima di Juric. Juric è una persona molto schietta, quindi insomma può piacere o non può piacere, però è molto determinato, chiaramente è entrato in rotta di collisione con la società, che il presidente Caro negli ultimi anni ha venduto tanti giocatori, lui vorrebbe continuare con la squadra per migliorare la classifica della quale parlavamo prima, quindi non smembrarla a fine campionato, perché lo scorso anno il Toro aveva determinati giocatori, Mandragora, lo stesso Pobega, eccetera, quindi ha smembrato per esempio il centrocampo e è dovuto ripartire da capo Juric. E quindi insomma noi siamo insomma in buoni rapporti, seguiamo anche le conferenze stampa eccetera, come dicevo prima lui ha un passato insomma genoano a Crotone, è molto ruspante, però c'è stato per esempio anche il caso Radonjić, no, nel derby è riuscito anche a ricucirlo, perché lui ha messo Radonjić nel secondo tempo, dopo un quarto d'ora lo ha levato proprio battibeccando col giocatore in campo, e poi col Bologna per non bruciarlo lo ha rimesso in campo, quindi è bravo anche a cercare di ricucire i rapporti con i giocatori. Anche in estate ci fu quella cosa col direttore sportivo, quel litigio ripreso da Sport Italia, poi adesso sembra come se non sia successo nulla col seno di voi. Sì, hai ragione, noi ne abbiamo parlato tanto, è stato un litigio, qualche giocatore, sembra sia stato qualche talpa all'interno, abbia ripreso dal balcone dell'albergo, il Toro è andato in Austria quest'anno per allontanarsi un po' dal tifo, ha fatto addirittura un ritiro all'inizio, un raduno a porte chiuse, qui allo stadio Filadelfia, non hanno fatto la diretta lì per Toro Channel, cosa non usuale per il Toro, perché il binomio tifosi Toro è sempre stato un'arma in più per la squadra, l'avere distacco, addirittura andare in Austria, quasi in Repubblica Ceca, e poi vedere questi video, c'era uno scollamento, perché Vagnati viene dalla SPAL, con Juric non si prendono tanto bene, adesso Vagnati ha rinnovato per 2 anni, infatti c'è molta incertezza, io sono dell'idea, lo sto dicendo da un po' di tempo, che Juric credo che a fine anno, pur avendo ancora un contratto di 1 anno, possa salutare per andare da un'altra parte, come ha fatto a Verona dopo 2 anni, capendo che ci sono le ambizioni per migliorare la squadra e anche le potenzialità della classifica, possa andare via. Io pensavo anche, non so, alla Fiorentina al posto di Italiano, dovesse andare via Gasperini dall'Atalanta, andare a sostituire Gasperini, che magari sta finendo un ciclo alla guida della squadra bergamasca. Sì, è vero. Ultimissima domanda, la formazione probabile del Torino. Ma la formazione adesso mancano ancora un po' di giorni alla partita lì di Lecce, dovrebbe credo mettere la squadra che ha messo sia nel derby che con il Bologna, non ci dovrebbero essere grandi stravolgimenti, i giocatori più in forma l'abbiamo detti, quelli che diciamo prima, quindi Caramò dovrebbe giocare, così come Sanabria, Miranchuk, che è un altro giocatore che spesso insomma dà del tuo al pallone, fa gli assist, segna anche da fermo, è un gran sinistro, non è un giocatore che corre tantissimo, a centrocampo più o meno dovrebbe rientrare Ricci, l'abbiamo detto, e quindi fare coppia credo con Ivic, che sarebbe una bella coppia centrocampo, in difesa credo che sia imprescindibile Skurs, e poi insomma Milinkovic-Savic in porta, speriamo che non faccia qualche sciocchezza, perché un portiere del quale non mi fido tantissimo, è migliorato, però ancora quest'anno insomma, sta facendo bene. Io ce l'ho sta facendo calcio. Abbastanza bene, sì. Io lo dico sempre a bassa voce perché appena lo dice poi magari commette qualche ingenuità, nel senso che comunque è un portiere. Infatti Andrea lo sta dicendo oggi proprio in vista della partita, no, di domenica. Un po' l'ho capito perché quello lo dicevo, noi lo diciamo a bassa voce perché non è una saracinesca tra i pali, non è una saracinesca tra i pali. Forse non lo sai, però Milinkovic-Savic a Lecce ha preso 7 gol, in Lecce-Ascoli 7-0, parava lui.
Non parava, cioè era tipo un citofono in porta, non parava. Non era colpa sua, diciamo, poi non sono stati colpa sua, però per dirti che Lecce non è, credo che anche lui se lo ricordi come stadio che non gli porta particolarmente bene. Ora puoi fare tutti gli scongiuri del caso, l'hai buttata, però era per parlare, per fare questo retroscena di Milinkovic, che ha preso 7 gol, perse 7-0 con l'Ascoli, però 5 e il Torino perse 4-0. E vabbè ragazzi, noi ci auguriamo da parte nostra questa tradizione. Io mi chiedo com'è l'ambiente a Lecce, che Lecce troverà il Toro allo Stadio Via del Mare domenica alle 12:30. Guarda Daniele, io dico una cosa in maniera scherzosa, però è vera: a Lecce ogni volta che non vince succede sempre un casino. La classifica è clamorosamente bella, però a Lecce attualmente ti dicono se vai a perdere questa qua è la terza sconfitta di fila, poi vediamo come ci rialziamo. Quindi sold out c'è sempre stato e ci sarà sold out, però un po' di timore secondo me verso sta, cioè io ce l'ho, poi non so gli altri se ce l'hanno, una partita da vedere con tranquillità, con discrezione, vediamo un po' che una succede. Una partita secondo me molto equilibrata, io la immagino così, una partita che sarà molto equilibrata punto su punto, che o finisce così, nel senso che magari 1-0-0, 1-1, un risultato di parità, oppure un episodio la può determinare, per come la vedo io e per come la immagino. Poi ovviamente per come è stata anche l'andata fondamentalmente. Per come è stata l'andata, per come poi hanno le caratteristiche delle due squadre, sono due squadre che subiscono poco, in teoria segnano poco, altrettanto poco, quindi comunque sono due squadre che non fanno spettacolo, e quindi di conseguenza me la immagino così. Sarà una partita tosta. A Lecce c'è tanto rispetto per il Torino, perché è una squadra che comunque se lo sta meritando sul campo, e niente, quindi questo. Sono in debito, mi è venuto in mente che sono in debito di una risposta, mi aveva chiesto il gioco di Juric, adesso mi ero dimenticato, mi aveva fatto una doppia domanda prima. Juric ha migliorato molto il gioco, perché il Toro precedente, sia con Nicola che con Longo, giocava in maniera molto sparagnina. Lui ha dato un gioco molto più offensivo, con tanto pressing sui portatori di palla avversari, quindi ha dato veramente un passo in avanti, ha migliorato tantissimo il gioco con Juric. Il Toro, se dovesse perdere Juric, farà fatica a sostituirlo. Questo volevo dire, mi ero dimenticato della seconda risposta da dare. No, non te lo no, perché diciamo te lo chiedevo in quanto... ultimamente diciamo nel calcio moderno si usa molto il tipo di gioco di Juric, no? Cioè questo pressing importante, ripartenza veloce con i giocatori abbastanza di gamba, ed è una cosa che il Lecce a volte cerca di fare, ma il gioco di Juric ricalca un po' quello di Gasperini di qualche tempo fa. Ecco perché ero curioso. Lui è l'allievo di Gasperini, tra l'altro qui a Torino conosco molto bene, ero anche amico di Petrà, che conoscete molto bene, leccese, qualche anno fa, ha fatto tanti anni direttore sportivo del Toro, arrivò in una situazione particolare con contestazione, prendendo i vari D'Ambrosio, Statella, tanti altri, Pestrin, ha lavorato molto bene qui a Torino Gianluca Petrachi. Daniele, ma tu sarai a Lecce domenica? No, perché noi facciamo la diretta fine partita per Lombardia TV, e quindi devo essere qui a Torino per condurre la trasmissione. Mi piacerebbe prima o poi venire, adesso magari c'è stato il periodo del Covid, chiaramente 2 anni, per cui le situazioni, le trasferte, anche andare in casa diventava difficile. Adesso gli anni prossimi vedremo, per ora sono impegnato con la televisione. Speriamo di vederci, perché facciamo il scongiuro, noi comunque siamo in Serie A tranquilli, voglianti. Ma io ve lo auguro, ti ho detto, ho origini pugliesi, e quindi mi farebbe piacere una squadra pugliese che si salva in Serie A, mi farebbe piacere. Credo che il Lecce abbia tutte le potenzialità per salvarsi. Daniele, grazie per essere stato con noi e per tutte le informazioni che ci hai dato. Saluto a tutti voi, agli amici di Lecce, alla Puglia, ciao a tutti. Ciao Daniele, ciao. Ciao, e ciao, grazie a te Daniele, ciao ciao. Allora, ragazzi, siamo in chiusura di puntata. È arrivato il momento, ovviamente, visto proprio clamoroso. Comunque, il secondo tempo di Tottenham Milan sta iniziando adesso, proprio in questi istanti. Ciao a tutti. Quanto stanno per esempio? Tutto 0-0 sta, tutto 0-0, per questo è da vivere. Che serata indimenticabile. Esatto. Vabbè, tanto comunque gli argomenti li tratteremo domani alle 15 con Francesco Romano.
faremo un'altra, cioè, tutti ora. Gli argomenti, quindi significa che oggi non abbiamo trattato nulla, cioè, Andrea, io e te. No, la formazione. Domani parlati. La formazione è giovedì, poi giochiamo dopo 4 giorni, si fanno male, risanano. Senti, stai tranquillo, perché settimana scorsa, infatti, mercoledì, abbiamo tirato fino alle 11 per un quarto con Carlo sul litigio chi giocherà fra Malè e Gonzalez, stanno fino a giocare tutti e due. Quindi esatto, e abbiamo perso 2-0 tra l'altro. Chiudiamo questa diretta presto, che quando tiriamo lunghi poi facciamo danni. Grazie Andrea, grazie Stefano, ciao a tutti, ciao. Buon appetito.